Ed ora siamo pronti a proporvi la nostra pagina politica. In 3 giorni più di 10.000 persone, 500.000 contatti streaming dai siti collegati e 15.000 tweet registrati. La Leopolda, l'appuntamento con il Big Bang dei rottamatori di Matteo Renzi il giorno dopo mostra i suoi effetti anche sul nostro territorio, e non fosse altro che il braccio destro di Matteo Renzi è il presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale Matteo Ricchetti, che questa mattina abbiamo messo a confronto diretto con il segretario regionale del PD Stefano Bonaccini. Vediamoli. 3 giorni di Leopolda, doveva essere un momento di riflessione, ma i siluri sono comunque arrivati. C'è uno scontro aperto dentro il PD? Mi è dispiaciuto molto, perché in realtà questo appuntamento non era un appuntamento, e non lo è stato nei fatti, un appuntamento contro il segretario, contro il PD, contro il mio segretario del Partito Democratico, che riconosco pienamente, che ho pure sostenuto e votato, ma voleva essere un grande contributo di idee e di proposte. E così è stato. Certo che vedere Renzi e Bersani battibeccare, Renzi litigare con Vendola, De Magistris che prende le distanze completamente, cioè se questo dovesse proseguire nelle prossime settimane, questo sarebbe un bel problema e rischia di diventare una ferita. Facce nuove, via i reduci del PD, dice l'uno. Idee vecchie, risponde l'altro. Noi siamo un po' confusi, chi sono i vecchi e chi i nuovi? Anche perché io penso che esistano idee vecchie e idee nuove, ma soprattutto noi dobbiamo capire quali sono idee buone e idee sbagliate. Non bisogna avere paura. Matteo Renzi ha usato un'espressione molto bella: non si ferma il vento con le mani, e questo vento di cambiamento, di partecipazione, è un vento buono, non è un vento di cacciata, ma è un vento di nuovo impegno per il Paese. C'è bisogno di rinnovamento, l'abbiamo dimostrato anche nell'Assemblea Legislativa Regionale. Matteo Ricchetti, lo scorso anno, a 35 anni, abbiamo deciso di candidarlo alla presidenza dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, perché volevamo dare un segnale che serviva anche una nuova generazione alla guida delle istituzioni e delle istituzioni principali. Diciamo la verità, quali sono le vere intenzioni di Renzi e Ricchetti? Le vere intenzioni di Renzi e di Ricchetti è fare diventare le primarie non solo un confronto tra persone, ma un confronto tra idee. Non è tattica, non è stato nemmeno un non voler rispondere. Matteo, in chiusura, Matteo Renzi ha precisato molto bene: siamo di fronte ad una situazione drammatica per il nostro paese. Su questo noi non faremo giochetti e non faremo cose che fanno male al PD e all'Italia. Se contribuiranno a un dibattito serio, franco e forte all'interno del centro-sinistra, del Partito Democratico, io penso sia un bene. Se il tema è la candidatura di Matteo Renzi contro Bersani alle prossime primarie, secondo me sarebbe un errore. Mi auguro voglia essere a tutto tondo un componente, uno dei leader della futura classe dirigente, anche dell'attuale classe dirigente del Partito Democratico. Io gli chiedo di venire a dare una mano e un contributo, perché abbiamo bisogno di una ricchezza di idee e non di chiuderci a riccio evitando il confronto.